Per Lavatiero finisce nella bufera social. I follower criticano la vincitrice del Grande Fratello. Cosa sta succedendo? Per Lavatiero è la vincitrice del Grande Fratello e la sua storia con Mirko Brunetti ha appassionato moltissimo i fan. La coppia era scoppiata in un precedente reality, Temptation Island, per poi ritrovarsi grazie anche allo zampino di Alfonso Signorini. La GFina, 26 anni originaria di Angri, in provincia di Salerno, ha vinto il GF contro i pronostici che volevano Beatrice Luzzi come favorita. Adesso che il GF è terminato, per Per Lavatiero è arrivato il momento di tornare alla vita reale. La sua storia con Mirko procede a gonfie vele. La coppia trascorre molto tempo insieme e lei sui social ha dichiarato di aver intenzione di tornare anche al suo lavoro di sempre. Perla è proprietaria di un e-shop e fashion designer. La popolarità ottenuta potrebbe servirle non solo nel suo lavoro di sempre, ma anche a svolgere il ruolo di influencer sui social. I Perletti, così i fan hanno definito la coppia. Godono di un'enorme popolarità e vengono accolti dai fan sempre in modo molto caloroso, come è avvenuto con Mirko nei giorni scorsi a Napoli. Per Lavatiero criticata sui social. Cosa è successo? Per Lavatiero, come tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello, sta approfittando di questo momento di popolarità per guadagnare attraverso i social con le sponsorizzazioni. Nulla di strano in questo. Ma i follower, reduci dal caso Pandoro che ha visto coinvolta Chiara Ferragni, non perdonano. E le stanno contestando di non rendere abbastanza visibile nelle stories l'hashtag ADV che è obbligatorio quando si sponsorizzano prodotti. In una storia in particolare, il popolo del web ha criticato Per Lavatiero per aver messo la scritta in alto a sinistra e poco visibile ed è scoppiato un vero e proprio putiferio. Facciamo la caccia al tesoro. Trova l'ADV, scrivono alcuni, facendo notare che la dicitura c'è ma che non è abbastanza visibile. Per Lavatiero non ha risposto alle accuse, secondo le quali sarebbe scorretta e vorrebbe ingannare i follower. E non ha modificato il contenuto della Instagram Story. Come è noto, quando si condivide un post o una storia per sponsorizzare prodotti, la dicitura ADV deve essere ben visibile e gli influencer e i content creator hanno l'obbligo di inserirla.